Dai, che buona l'erbetta. Bello, sì. Ieri all'eredità dicevano quale fra queste quattro cose distribuiscono più metalli pesanti nell'aria. Metalli pesanti, un altro nemico invisibile che Montanari e altri stronzi vi dicono che esistono, che vi stanno per uccidere. E hanno messo le quattro opzioni, erano: ah, tu dici, ma che cazzo fai? Guardi l'eredità? Sì, guardo l'eredità perché ce l'ha morta. Che cazzo vuoi fare? Una macchina che fa 1000 km, una stufa a legna. E io ho detto, calamo. Ora, siccome so che prima o poi ci leveranno questa libertà cioè di creare energia con le tue forze, pecorella. Perché si sono buttati su energie che non è possibile fare con le tue mani, che devono andare con navi e puntare sotto 1000 metri, e cazzi vari quello che ti dicono, il gas, tutta un'infrastruttura per darti l'energia, pecorella. Proprio che questa la puoi prendere da te, coglioncello, lo sai questo? Vieni qua, la spezzi, la metti dentro e ti sei fatto la giornata d'energia, gratis. Ma qui dove sto io adesso, questo paesino qua sperduto in Abruzzo, presto diventerà una zona da difendere. E quindi non sarà più accessibile. Quindi io mi sto gustando gli ultimi momenti. Perché grazie anche alla vostra stupidità, che non dite un cazzo, che avete le possibilità, avete le tecnologie e tutto, non parlate. Perché cazzo non parlate, zombie? È tutto scritto, lo stanno facendo, porca troia. Che cazzo vi sta... Quel mostro là dell'eredità diceva: ah, sì, è vero, la zomba là l'ha trovata, la risposta giusta era la stufa a legna. Tra le quattro cose c'era scritto tipo Satana, Draghi, e poi la stufa a legna e poi la macchina. Quale di tra queste quattro cose è la cosa più dannosa per la terra, no? E ovviamente era la stufa a legna. Non ti vogliamo indipendente, no? Però ovviamente il contenuto ormai di questi video è inutile, perché la gente, finché Matrix ci dà la pappa, a voi questi video qua li vedete solo per intrattenimento. Non ve ne fate un cazzo. Vi sembrano come se fossero delle cose così che avverranno forse in futuro, anche se li state vivendo proprio in questo momento voi stessi. Quindi, finché la Matrix ti dà tutto, più o meno, cioè nel limite per farti campare, diciamo, se prendi quello che vuole lui, lei, quello che cazzo è, il succo magico, eccetera, ti fa in qualche modo sopravvivere nella Matrix. E noi, finché in qualche modo il cibo ce lo dà la Matrix, noi stiamo lì, cazzeggiamo su internet, nascosti, non facciamo un cazzo. E che dici, tanto la pancia me lo riempie la Matrix, ma che cazzo mi frega di fare qualcosa? Ah, fra le opzioni c'era anche gas, metano, e quelle ovviamente no, non erano inquinanti. Purtroppo la numero uno che inquina di più è la stufa a legna, quella che potenzialmente puoi fare tu liberamente. Ieri stavo vedendo una cosa che mi è piaciuta, un YouTuber, come chiamereste voi. Ogni tanto guardo, mi piace. Si chiama Barricade Garage. Then, soon as I said nobody who smokes weed is going to be allowed in my zombie apocalypse, that's when everybody got mad. Lui, scherzando, però neanche più di tanto, dice che chi vuole far parte della mia zombie apocalypse comunità, cioè quando comincerà, insomma, la guerra, è lì. Hanno modo di difendersi, diciamo, quindi potenzialmente potrebbero in qualche modo sopravvivere in qualche modo. E lui diceva, dava un sacco di consigli che secondo me erano molto intelligenti. Say you allow people to smoke weed, then the crackheads want to come in. Then they're like, yo, you let weed smokers in, how come we can't come in? Su come gestire un gruppo, no? Sul fatto che non bisogna mettere un nome al gruppo. Perché appena dici che cazzo sei, comincia subito l'etichetta e la divisione, no, fra le pecore. Infatti Bill Cooper diceva:
chi vi ha messo in testa, perché in America, no, sono diversi provenienza, ci sono gli ebrei, i polacchi, italiani, eccetera, no? Neri, bianchi, neri, no? E lui diceva, Bill Cooper diceva, no, tu non sei un African American, oppure un ebreo americano, no, tu sei americano, diceva, no? Lui cercava in tutti i modi di non dividerli, che faceva il contrario di quello che fa il sistema, cioè che ci divide, no? Ah, io sono albanese, ah, io sono italiano. Quindi finché loro dividono noi, stanno bene, perché noi ci incazziamo l'un l'altro, mentre loro stanno a posto. E quindi, siccome lì in America c'hanno le armi, potenzialmente, se, come dicono loro, the shit hits the fan, cioè quando la situazione diventa una merda, potenzialmente loro potrebbero, che ne so, in un momento, che ne so, dove non c'è più cibo e ognuno fa per cazzi sua, cioè il sistema non funziona più. Cosa che io dubito, ragazzi, perché, ragazzi, fanculo, ragazzi. Perché il sistema, il fatto che noi non facciamo un cazzo oggi, anche se ci hanno proprio messo il cazzo dentro, ce lo stanno proprio a infilare. E tra l'altro io non mi sento di fare niente. Io finché non faccio questo come vita, cioè al 100% dedicarmi, prendere un pezzo di terra, venire, stare lontano da Babilonia, cioè dalla città. E lì poi mi rompono il cazzo. Lì poi mi sento nel giusto nel difendere quella roba là. Quando lì verranno e mi romperanno il cazzo perché ho la stufa accesa, perché ho preso la legna qua in montagna, lì io mi sento il veleno dentro veramente per fargli qualcosa a ste merda. Ma farlo adesso che sono dipendente ancora dal supermercato, non lo trovo veramente. Cioè, io dipendo ancora da quelle merde. Non faccio le cose da me. Quando farò le cose da me, allora può essere. Però ovviamente il sistema è fatto in modo che piano piano trovano il modo per levarti tutto. Insomma, comunque sia, sto tizio diceva, su come gestire, per esempio lui diceva che bisogna mettere le cose in chiaro subito nel gruppo. Tipo, lui diceva, io sono contro il fumo, diceva, perché so che se lascio fumare uno di voi, che molti, nello stato in cui siamo adesso, tutti fumano, tutti sono zombie, quello che magari fuma roba un po' più pesante ti dice, ah, ma perché lui sì e io no? E dice, si creerebbe un sacco di problemi, come tra l'altro adesso qualche zombie che fuma magari si sta incazzando. Insomma, spiegava molto intelligentemente che se non vuoi che la situazione degeneri e poi questi fattoni poi ti levano, ti distruggono piano piano il gruppo, devi essere chiaro subito, subito dall'inizio. Questo gruppo qua che stiamo creando, per dire, stiamo qui in montagna, questa è la nostra zona, possiamo anche magari con altri gruppi cercando in un modo o in un altro di fare commercio, perché tu potrai fare certe cose, ma loro possono fare altro. E quindi, cercando così di non ucciderci uno con l'altro subito, si potrebbe anche sopravvivere, no? Però bisogna. E lui metteva. Lui diceva niente. Niente promiscuità, diceva. We gotta be biblical as fuck. Diceva, cioè dobbiamo essere proprio biblici, perché effettivamente c'ha molto ragione, perché sono regole veramente ferree e non sono stupido come regole. Loro sanno, per dire, che se tu scopi, mettiamo che famo un gruppo, no? Se tu scopi prima con uno, poi ti lasci, poi vai con l'altro. Poi un'altra cosa diceva, no gossip, cioè se tu c'hai qualcosa da dire, per esempio, a Giorgio, lo dici a Giorgio,
E non lo dice un altro, perché poi si creano i problemi. Cioè, diceva un sacco di esempi del genere. Lui è molto intelligente e lui è nero, nero. E bellissimo quando spiegava che se qualcuno si azzarda a dire questo è bianco, questo è nero, noi siamo esseri umani, porca troia, no? E tutto questo bianco e nero, tutte queste minchiate, ci hanno messo in testa questi mostri, per cazzo, che ci hanno diviso, perché poi noi siamo anche stupidi, purtroppo, ci caschiamo, facile dividerci. And guys, I'm letting y'all know this right now. All that fucking somebody else's wife, no, we don't do that. You have your own woman. No problem. Once you get to politics, you've already lost. The next thing you know, women will be voting. It'll go to shit. Next thing you know, women will be joining the hunting clans. And then the next thing you know, you have a fucking female governor governing the fucking group. You shouldn't even want to expand. All the people have to show and prove. Now that they belong there, that's your core group. That's what matters. Everything else, the extension, don't call it that. Don't South, West, East. Don't Democrat, Republican. Don't National Socialism, Communism, Capitalism, Corp. Don't do that. That's just unlimited headache and division waiting to happen. Y'all cut that. If you come knocking on my group doors talking about black. I'm a black anything, get the fuck out. A white any, get out. Once you at this group and you adhere to these rules, you become as one as if you were born here. Like you are meant to be here. And we don't do white black shit. That shit will lead to imminent chaos and disaster. And then next thing you know, you're gonna start having, I'm gay. Well, I'm straight. Well, I'm trans. Well, I'm libertarian. I'm conservative. I'm neoliberal. Well, I'm Anton LaVeyan. Where do I fit in? And nope. Fuck no. We are the fit in. We become a whole new unit. We are a new being. Però anche lì, anche se potenzialmente lì hanno le armi e potenzialmente in una situazione dove tutto va fuori controllo, no? Tu devi difendere magari quel poco che hai e ti crei un gruppo, perché nel gruppo ti puoi dividere i lavori, per dire, no? E quindi, per dire, l'uomo ha sempre noi, per quanto noi non vogliamo essere un ingranaggio nella macchina, no? Cioè far parte di un qualcosa, no? Comunque l'uomo anche adesso noi stiamo vivendo in quella maniera là, però l'organismo che stiamo creando è questa macchina enorme che sta facendo qualcosa, che è un unico corpo che sta andando dove vogliono loro, per dire. Però noi abbiamo sempre vissuto così, quindi potenzialmente non c'è niente di male a vivere in comunità, diciamo. Però se si mettono regole intelligenti, si deve fare molta attenzione. E secondo me un'altra cosa che io temo purtroppo è che questa gente ha tecnologia vera, che insomma dà un impulso, per esempio, su questa montagna di qualche tecnologia, onde, cose, e ammazza tutti gli esseri viventi in quella zona là, per dire. Cioè hanno modi cioè secondo me l'unica soluzione è l'unica speranza è che i zombie che sono nel sistema mandano avanti le cose pericolose, che sono militari, polizia, quello cazzo vuoi tu. Si sveglino, capiscano il cazzo di mostro che abbiamo creato e non obbediscono più agli ordini. Quindi quando verrà il momento che qualcuno dovrà spingere un tasto per farci fuori, per dire. Però non la vedo proprio plausibile che i zombie, nello stato in cui si trovano oggi, che ci hanno ormai insegnato che uccidere è normale, ammazzarci uno con l'altro è normale. Non si fanno tanti scrupoli, diciamo. A spingere il tasto, diciamo. Don't be quick to anger.
and be slow to war. So if you have an honorable group, survival group that lives up yonder, and you feel like they're encroaching, don't automatically feel like they either have to join you or get out. But you can go to them for trade. You need to set up some type of trade system. They don't have to be you. As a matter of fact, you don't want them to be you. You want them to be who they are, as long as they are operating in an honorable system. They'd be decent people. That's it. You should worry about your own group. Like, they may have salt or something valuable to trade. Skins. As soon as you get somebody in power, if of your group, that wants to just, we gotta expand, that's when you start allowing the bullshit to come in. Now those core morals that your group started out with, as you expand, you lose it. And then you have to capitulate to the people that your group has expanded, has included when it expanded. And now you have more and more dissenting voices. You have more and more people who hate your original way. They want to get rid of it. Next thing you know, you wake up one day and people are fucking voting. And you're like, whoa, 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 whoa. What? And they're just like, well, we want to vote on whether or not we kind of want you. The minute people vote on whether or not they want you, it's already gone. The group is gone. Everything's gone. Può darsi che questa tecnologia nemmeno esiste. Però dubito, insomma. È tutto molto difficile. E comunque tutto questo, stiamo parlando dell'America che potenzialmente, come dicevo, potrebbero fare una cosa del genere, ma qui siamo ancora sognando. Finché il sistema ci dà la magna, stiamo tutti tranquilli. E questa, tu dici, no? Ma come mai c'è pace adesso, no? C'è pace perché è un'immagine che mi è venuta per spiegare questa cosa, è stata per dire un questo è il master e questo è lo slave, quindi schiavo ma è padrone, no? Quello là che ti tiene in prigione adesso, tu sei suo prigioniero, e in questo momento non c'è più guerra perché sei stato già conquistato, diciamo, e tu stai camminando e lui ti dice cosa fare e tu lo fai. E per questo c'è questa apparenza di pace adesso. Ma in realtà anche tutti sentono che c'è qualcosa che non va, no? Solo che non riescono a visualizzare questo mostro perché è composto da tanti pezzi come noi, pezzi di merda come noi, che fanno questo mostro che taglia così e ti spezza se vuole, no? E quindi per questo siamo un po' come confusi, no? Perché questo mostro, cioè, non riusciamo a vedere, stiamo lì a vedere chi compone questo mostro, ma non riusciamo a vedere il mostro in grande, diciamo, no? E quindi per questo c'è assolutamente pace adesso, perché ci troviamo in questa situazione qua. Tu sei un prigioniero e tu stai fermo, perché stai dentro la prigione, quindi stai buono, perché non hai modo di liberarti. Però appena trovi un minimo, si apre la luce, diciamo, e cominci a vedere come potresti fuggire da questo stato, è lì che comincerai a sentire la violenza. Ma adesso non c'è, perché lui ti vede come un buono schiavo, che è obbediente, ed è tutto calmo. Però appena la gente, e quindi questo è quello che devono fare sempre loro, e quindi per tutti quelli che dicono ma io ho paura della guerra, loro più di tanto non possono fare, ragazzi, perché se loro non vogliono dare un'opzione di liberarsi da questa merda al prigioniero. Per questo in un modo o in un altro loro ci garantiranno sempre il supermercato dove andare a mangiare, tutto qua, in un modo o nell'altro, anche se avvelenato, anche se morirai dopo magari, però ce lo devono garantire. E i siti porno devono funzionare, tutte queste bellezze di questo bellissimo mondo libero che abbiamo
devono funzionare. La donna mignotta deve scendere per strada perché tu devi lavorare per la Matrix, no? E quindi devi anche ti devi sfogare poi di quel vuoto che senti dentro in qualche modo. Uno carica forte per lo schiavo è il sesso. E quindi cibo, sesso, porno, quindi tutte queste cose, supermercato, quindi loro le devono garantire, altrimenti c'è l'opzione che lo schiavo si ribella e vuole uscire dalla prigione. A quel punto lì non vedremo più questo. A quel punto lì poi c'è il rischio che si potrebbero creare sacche di resistenza, di gente che si stacca, che sbrocca, che non ce la fa più. E loro devono stare molto attenti, devono riuscire a farci fuori tutti in modo gradualissimo, graduale, molto intelligente. Like, if your group is fucking and sucking and slutting everybody else in the group, you will no longer have a group. Then you're going to start having exes. And I have a problem with exes. Your exes get with somebody else, now they're jealous about who you get with now. Just to prevent all of that, I'm telling you up front, yo, when you pick somebody, that's it. That's it. There is no, oh, I'm going to go have sex with Shannon now. You know, and there is no, I don't really like Brad because he's not alpha. So I wanna go have sex with Keith. Sono così graziosi che rispetto a prima gli dicevano schiavo, devi fare lo schiavo e tu lo facevi, stai zitto. Invece adesso sono così graziosi, si inventano una scusa per farti. Ti dicono scusa schiavo, non puoi più mangiare e non ti puoi più permettere di fare da te, dobbiamo servirti noi. E perché questa è la scusa. Quindi non ti fanno più lavorare, quindi non sei veramente uno schiavo, dai. Si inventano una scusa, c'è cioè il nemico invisibile, c'è cioè le particelle come chiamano? Metalli pesanti nell'aria. Oh, i metalli pesanti nell'aria. Bello, sì.